sono Giacomo Santi, ho 18 anni e il mio rapporto con la radio è abbastanza buono, credo di ascoltare la radio abbastanza per un ragazzo della mia età, in macchina con i miei genitori l'ascolto spesso, mi trovo anche a casa qualche volta ad ascoltare alcuni programmi, diciamo che non sono un ascoltatore molto assiduo, ma ci trovo, quello che mi interessa è lo ascolto. E da questa esperienza spero di capire qualcosa di più sulla radio, qualcosa di che magari mi mancava, qualche informazione che cercavo, anche perché credo sia un elemento importante per l'informazione, per la distribuzione, soprattutto della musica, che è uno dei miei interessi più grandi. Grazie. Mi piacerebbe una radio di attualità di cinema, specificatamente, non so se esiste già, che sia anche abbastanza interattiva, quindi io sognavo anche da piccolo un programma in cui si parlasse di cinema, di film in uscita o anche di film un po' più age che magari si collegavano a film in uscita e magari far sentire delle scene e poi chiedere agli ascoltatori di intervenire magari chiedendo il loro film preferito o le loro scene. Bene, a me piacerebbe molto una radio di musica e orientata, vabbè, sul presente, ma senza comunque ogni tanto dimenticare il passato, cioè mettendo comunque anche dei pezzi di decenni passati, e su come genere c'è cioè una grossissima varietà di metterei, perché comunque così si cerca di attrarre un tipo di pubblico che è appassionato di musica e non ascolta la radio solamente per accompagnamento. Mi interessano nella radio quelle di informazione e attualità, ma io ho sempre sognato, cioè, una trasmissione che mi parli, cioè lo so che è un po' strano, però tipo di libri, nel senso anche per ragazzi, cioè che ci siano più persone in cui discutono su cosa hanno apprezzato di un libro, che diano dei consigli su tipo le nuove uscite, ma anche cose classici vecchi, a me piace, cioè, interesserebbe molto. Io sono Federico Padula, ho 18 anni e sono molto interessato al mondo della radio perché facendo DJ ho uno stretto rapporto col mondo della musica e sono abbastanza legato al mondo della radio perché è una continua fonte di novità e rinnovamento anche musicale e spero che da questo progetto io possa acquisire comunque qualche conoscenza in più che è sempre utile per sia la mia attività di disc jockey che anche la mia cultura musicale personale. E visto un po' l'andazzo che sta prendendo la nostra generazione, secondo me la radio che io farei, diciamo, sarebbe una radio basata anche sul fattore nostalgia, cioè musica del passato ma non troppo. Nel mio caso musica dei primi anni 2000, di quando ero piccolo, di modo che possa scatenare delle emozioni appunto nostalgiche, mi piacerebbe molto, ecco, solamente questo. Forse con tutte queste radio musicali, diciamo, si potrebbe inserire anche una radio di informazione con un target giovani, tra i 15 e i 25 magari, che possa dare la possibilità anche ai giovani di informarsi trovando dei metodi di attrazione anche per loro. Io senza nulla togliere a speaker e interlocutori che ci sono in radio, però mi piacerebbe un progetto di radio dove ci sia proprio la musica al centro di questa radio, quindi una radio dove la musica venga prima di tutto e sia proprio la parte preponderante di un format radiofonico.